aprite quelle porte per restituire dignità agli anziani. La campagna voluta dallo Speech GL, partita il 22 febbraio, una campagna nazionale di informazione sulle case di riposo, fortemente sentita anche in seguito ai gravi casi di maltrattamento accaduti in Italia. Voluta perché gli anziani vanno tutelati in ogni luogo in cui vivono, non solamente in casa propria, ma anche e soprattutto in residenze e strutture sulle quali a volte cala il silenzio. Il sindacato chiede che queste strutture vengano aperte 24 ore su 24 per garantire trasparenza sul modo di operare, ma anche per sollecitare i parenti a denunciare eventuali casi di violenza e abusi, che purtroppo non mancano. Vere e proprie prigioni dove agli anziani viene sottratta, oltre che la salute fisica, il decoro. Essere assistiti e curati nel modo migliore è sinonimo di evoluzione e civiltà. Queste strutture, sostiene Carla Cantone, segretario nazionale dello Speech GL, non possono essere considerate dei parcheggi in attesa del fine vita, ma devono essere alloggi in cui vivere un'esistenza dignitosa e il più possibile serena. Alloggi su misura, quindi, adeguati ad anziani non autosufficienti e dove quelli più autonomi possano vivere una vita piena, fatta anche di piccole abitudini. Qualcuno ha detto: non nella novità ma nell'abitudine troviamo i piaceri più grandi. Impedire a un anziano di leggere, cucinare o fare una passeggiata significa minare la libertà di un individuo. Un abuso sottile ma letale. Aprite quelle porte nasce da un impegno sul campo. Lo Speech GL ha visitato molte strutture per capire quali sono le condizioni di vita, la qualità dei servizi offerti, il margine di miglioramento e per capire se è possibile offrire risposte diverse. Colmare il vuoto della solitudine non basta. Le residenze per anziani vanno umanizzate, programmate. Tutte le segnalazioni potranno essere inviate all'indirizzo mail aprite quelle porte@spi.cgl.it oppure per posta presso la sede nazionale dello SPI CGL in via dei Frentani 4A 00185 Roma. Un fantasma si aggira per l'Europa, sostando tenacemente sull'Italia. È lo spettro della disoccupazione, della precarietà e del cattivo lavoro, elementi che negli ultimi anni vengono associati al concetto di gioventù. C'è qualcosa che non va. Come non vanno i contratti atipici che avviliscono chi li firma e immobilizzano il sistema economico del paese. Sono troppo diffuse le offerte di lavoro con tirocini fasulli, collaborazioni illegittime, finte partite IVA. Ad oggi in Toscana ci sono 25.000 posti di lavoro in somministrazione, 110.000 contratti di collaborazione, 25.000 partite IVA con redditi in alcuni casi ridicoli, dove si superano a malapena i 10.000 euro, nella fascia d'età anche dei più adulti. Noi abbiamo detto e continuiamo a dire che anche facendo una bellissima riforma del mercato del lavoro, questo non determina la creazione di un solo posto di lavoro e che il vero tema per l'Italia è quello. La cosa che noi abbiamo chiesto, sulla quale la discussione è in parte iniziata, è che intanto si riducano le forme di lavoro che oggi ci sono, si normino seriamente le differenze tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, si faccia costare di più le forme di flessibilità che si ritiene necessario avere. Questo schema non risolve ovviamente tutti i problemi, ma per la prima volta segnerebbe una vera inversione di tendenza in un paese che ha continuato a allargare la flessibilità senza regole. Contrastare il lavoro cattivo, il 9 marzo partiva da Pistoia la carovana del lavoro organizzata dal NIDIL CGL ed oggi, dopo 7 giorni di giro in giro per la Toscana, è rientrata a Firenze alla presenza di Susanna Camusso. Così Toscana Lavoro incontra i giovani non più disposti a tutto, consapevoli che essere giovani non sia una colpa e che il loro tempo sia adesso.
Essere giovani non è una colpa e voi l'avete confermato portando la carovana del lavoro in giro per la Toscana. Qual è il risultato di questi 7 giorni? No, siamo molto soddisfatti perché questa cosa è nata un po' come una scommessa. Noi in Nidil è la struttura Cenerentola della CGIL, siamo... E invece è venuta fuori una cosa molto bella perché ci ha permesso di incontrare molti giovani, molti precari, molte esperienze e credo che questo, oltre ad aver dato l'opportunità a loro di uscire all'esterno, credo abbia dato anche l'opportunità a noi di arricchirci e, come dire, di essere più, di avere un bagaglio più forte per provare a rappresentare queste persone sulla base dei loro veri problemi e non sulle interpretazioni teoriche di questi. Ma erano soprattutto dichiarazioni di lavoratori atipici che voi organizzate con il Nidil oppure di vario genere? No, erano lavoratori che noi organizzavamo, ma anche lavoratori che abbiamo incontrato per la prima volta in questa occasione, lavoratori, giovani, giovani di associazioni, un mondo variegato perché poi in realtà c'è molto di più di quel che si pensa nel mondo giovanile. E l'elemento principale ovviamente è il disagio che vivono in una condizione di lavoro che oscilla tra la disoccupazione e la precarietà e quindi l'impossibilità di progettare un futuro, di costruirsi una famiglia, di realizzarsi, perché in fondo il lavoro, al di là del reddito che produce, rappresenta ancora la modalità con cui si diventa cittadini di un paese. E noi vorremmo, abbiamo cercato di raccogliere questo disagio e lo cercheremo di trasmetterlo laddove si cerca di trovare le soluzioni a questi problemi. E qual è il prossimo passo, diciamo, come metterete a frutto questa documentazione, queste dichiarazioni, il vostro viaggio, insomma? Ma intanto sentiamo la necessità, insieme alla CGIL, di rafforzare la capacità della nostra organizzazione di parlare a queste fasce del mondo del lavoro. Quindi lavoreremo intensamente per irrobustire le camere del lavoro, le nostre categorie, nella loro capacità di parlare ai giovani. Questo è assolutamente necessario. Dopodiché, un'altra cosa importante, in alcune città da queste iniziative sono nate o nasceranno delle piattaforme affinché i temi dei giovani, quindi la casa, quindi gli spazi per esprimere la propria creatività, divengano elementi della contrattazione che noi facciamo quotidianamente con gli enti locali. E poi cercheremo ovviamente di proseguire, ora è in corso questa trattativa nazionale, vediamo cosa darà. C'è la contrattazione nelle aziende che deve rafforzare la parte rivolta verso i precari, insomma, voglio dire, il lavoro da fare ce n'è in abbondanza e l'importante è tenere sempre nella testa le parole che questi giovani ci hanno detto in questa settimana di carovana. Sembra quasi che la voce di protesta di questi giovani sia arrivata in tempo reale fino a Roma dove si legifera. Ma speriamo, speriamo. Ora ancora siamo in questa strana trattativa in cui tutto è segreto, Dio buono, non si riesce a capire di preciso di cosa si sta parlando. Sembra evolversi in maniera positiva. Oggi c'è la nostra segretaria generale, ci dirà un po' di cose e sarebbe importante perché insomma questa generazione si merita e poi non è più solo un problema giovanile ma insomma una risposta vera e concreta e un'inversione di tendenza rispetto a anni che sono stati drammatici. Cosa ne sarà nei prossimi tempi dei centri per l'impiego? Dovrebbero, intanto diciamo cosa dovrebbero diventare, dei luoghi attraverso i quali sia più possibile trovare lavoro, perché la grande questione alla quale le nuove generazioni guardano è avere un'occasione professionale piena, non un lavoro mal pagato per poco tempo, ma un'occasione professionale nella quale poter soddisfare i bisogni di emancipazione che le nuove generazioni esprimono. Però nei prossimi tempi, con le province che dovrebbero estinguersi, chi sarà, chi farà fronte? È uno dei temi che noi poniamo, non si può buttare via il bambino con l'acqua sporca. Assolutamente bisogna fare in maniera che tutta la filiera del lavoro, della formazione professionale, dei centri per l'impiego, la venga riorganizzata in maniera, se possibile, più efficiente, non smantellata. Il 20 riuscirà l'Italia a portare a casa delle cose vantaggiose per quanto riguarda il lavoro che ad oggi è ancora precario e preoccupante?
ci sono dei problemi che ce lo impongano. C'è una crisi che è tutt'altro che sopita, c'è una situazione economica drammatica, soprattutto per le famiglie. Stamattina la benzina è a 2 euro, quindi la situazione è davvero difficile. E noi dobbiamo fare lo sforzo perché non siano i più deboli a pagare. Si spera che non ci sia più bisogno di carovane del lavoro nei prossimi anni. Sì, ma credo ne dovremo fare ancora.